197 al canonico Angl, 1 giugno 1905. Caro signor canonico, ho saputo dalla mia cara mamma che lei ha sofferto tanto e perciò ho chiesto alla nostra reverenda madre il permesso di venirle a fare una visitina. È nel giorno d'oggi che il maestro ritorna al Padre suo e Padre nostro a prepararci un posto nel suo regno di gloria. Ed io gli domando di rendere schiava ogni sua schiavitù e di rimetterla in piedi al più presto. Poi mi dirà se ha esaudito la sua carmelitana. Questa mattina abbiamo l'ultima ricreazione prima di entrare in ritiro nel cenacolo fino a Pentecoste. Durante questi 10 giorni mi sembra di poter essere più vicino a lei perché sarò più in lui. San Paolo, le cui belle epistole costituiscono ora la mia passione, la mia gioia, dice che nessuno sa ciò che vi è in Dio, eccetto lo Spirito di Dio. Il programma quindi del mio ritiro sarà quello di tenermi sotto l'unzione dello Spirito di cui parla San Giovanni, perché è il solo che penetra le profondità di Dio. O preghi perché non debba contristare questo Spirito d'amore, ma possa permettergli di operare in me tutte le creazioni della sua grazia. Preghi pure per la mia cara comunità e soprattutto per nostra madre e tutte le sue intenzioni. Mi aiuti, la prego, a sdebitarmi di tutta la riconoscenza che ho verso di lei, se sapesse che cosa è per la sua figliola. Ad ogni momento, si può dire, una virtù di Dio fluisce dalla sua anima nella mia. Se il giorno della sua festa, il 15 giugno, potesse offrirle quel bel mazzolino di fiori imporporato dal sangue dell'agnello che le ha fatto tanto piacere l'anno passato, la mia gioia sarebbe al colmo, glielo assicuro. La ringrazio in anticipo, certa che il mio desiderio sarà esaudito se la cosa è possibile. Ma accorgo di agire con molta semplicità nei suoi riguardi, ma non è forse lei il padre della mia anima? I miei stanno tutti bene. Ieri ho visto la mamma con la piccola Elisabetta e la scorsa settimana vidi Git con i due angioletti. Per questo ringrazio colui da cui viene ogni dono perfetto. È così bello vedere la loro felicità. Addio, caro signor canonico, mi benedica e mi affidi tutta allo spirito d'amore e di luce. Suor Maria Elisabetta della Trinità.